Un congresso mondiale della Società Indiana di Chirurgia Mini-Invasiva in presenza con centinaia di colleghi, molto importante, è stato un evento molto partecipato. Che cosa è emerso e l'obiettivo qual è stato? Sì, è stato un evento molto importante. Abbiamo avuto il piacere di collaborare con la Società Indiana di Chirurgia Mini-Invasiva. Abbiamo avuto l'opportunità di trasmettere in diretta dalle nostre sale operatorie di Avellino, del Centro di Chirurgia Pelvica Avanzata di Avellino, trasmettere un intervento in diretta per un caso di endometriosi molto complessa. L'endometriosi intestinale, cioè quella forma più aggressiva della malattia endometriosica, che infiltra, pur essendo una malattia benigna, infiltra la parete dell'intestino e a volte rende necessario un intervento chirurgico di chirurgia, diciamo, generale, cioè di asportazione completa del tratto dell'intestino interessato dalla patologia endometriosica. La particolarità che abbiamo avuto modo di trasmettere questo intervento è mostrare una tecnica molto innovativa che abbiamo pubblicato un anno e mezzo fa sulla una nota rivista internazionale e che abbiamo codificato come tempi chirurgici, che è una tecnica chirurgica che consente di asportare completamente il tratto dell'intestino con tecnica laparoscopica, evitando una piccola incisione che fino a pochi anni fa veniva praticata a livello sovrapubblico, anche se di pochi centimetri, che comunque era un'incisione cutanea della parete addominale. Questa nuova tecnica da noi proposta è una tecnica che invece consente tutto l'intervento in chirurgia mini-invasiva, consente un recupero ancora più rapido, una canalizzazione molto più precoce e anche un risultato estetico chiaramente a vantaggio della paziente. Quindi abbiamo avuto modo di presentare la nostra tecnica chirurgica molto innovativa e di presentarla a questo congresso internazionale in presenza di centinaia di colleghi indiani che erano presenti a Kochi, sulla costa orientale dell'India. Professore, lei è sempre in prima linea per l'endometriosi, si è sempre battuto soprattutto sulla consapevolezza e far conoscere questa patologia che colpisce le donne. Finalmente si sente parlare molto di più di endometriosi o mi sbaglio? Sì, fortunatamente se ne parla sempre di più, questo grazie soprattutto alle associazioni di pazienti affette da endometriosi che sono sempre di più numericamente, sempre più attive e quindi trasmettono questo messaggio importante di consapevolezza della malattia, soprattutto nelle ragazze, e consentono di raggiungere una diagnosi corretta molto più precocemente rispetto al passato. Se ne parla molto di più, per fortuna, la competenza è aumentata notevolmente a livello medico, soprattutto non solo a livello internazionale, ma anche a livello nazionale, anche se devo sottolineare che a volte, proprio perché se ne parla molto, una delle problematiche che nel nostro centro di riferimento nazionale per l'endometriosi stiamo riscontrando, che giungono a noi alcune volte, sempre abbastanza frequentemente, pazienti con diagnosi di endometriosi non correttamente eseguite, quindi pazienti che non hanno l'endometriosi, però alle quali viene detto di avere un'endometriosi. Quindi questo crea un'ulteriore confusione. Però credo che il messaggio, appunto quello di parlare molto di più di questa patologia invalidante, sia comunque importante e sta portando comunque a dei risultati. Qual è l'incidenza? L'incidenza è alta soprattutto nell'età fertile, chiaramente, e anche commisurata alla infertilità della paziente. E parliamo di milioni di donne, più di 3 milioni di donne in Italia affette da endometriosi, ma questo è un dato chiaramente non completo perché la problematica principale è proprio la difficoltà della diagnosi. Quindi il numero dato genericamente di 3 milioni è un numero sottostimato sicuramente, l'incidenza è certamente più alta perché soprattutto le forme più aggressive sono quelle più difficili da diagnosticare, perché laddove non sia presente un'endometriosi all'interno dell'ovaio, quindi la cosiddetta cisti endometriosica, che tra parentesi è facile da diagnosticare, la forma invece, quella più aggressiva, infiltrante profonda, è molte volte complessa da diagnosticare.
Si sono fatti passi da gigante, però possiamo dire alle donne, ecco, quali sono i sintomi, il campanello d'allarme, al di là della prevenzione che è fondamentale, quindi la visita ginecologica, i controlli che bisogna fare periodicamente, i sintomi quali sono? Perché anche questo è difficile da capire, soprattutto per una donna che non è un medico praticamente. Sì, i campanelli d'allarme sono rappresentati principalmente dal dolore, quindi il dolore mestruale, ovviamente, la cosiddetta dismenorrea, il dolore durante i rapporti sessuali che viene definita dispareunia, tutte le alterazioni dell'alveo dell'intestino, quindi dolori alla defecazione, la forte stipsi, al contrario la diarrea, l'alterazione dell'alveo, la irregolarità dell'alveo, il dolore durante la menzione quando si urina. E questi sono i campanelli d'allarme più importanti, sono quelli che fanno intendere, sottintendere, che la malattia può aver dato un interessamento degli organi, quindi dell'intestino, delle vie urinarie, ma soprattutto, che è la cosa più delicata, delle strutture nervose che sono i nervi pelvici. Questa è la cosa più importante. La diagnosi dell'infiltrazione dei nervi è veramente oramai appannaggio dei veri esperti dell'endometriosi, della cosiddetta neuropelviologia, cioè della scienza che studia le strutture nervose, perché questa è una patologia che va in profondità e infiltra le strutture nervose. La Clinica Valzone è tra i migliori ospedali specializzati per una piena presa in carico delle patologie come il tumore dell'ovaio e dell'endometrio. Grandi successi, ma dovuti proprio al lavoro quotidiano, possiamo dirlo. Sì, il nostro centro si è sempre storicamente caratterizzato per la oncologia ginecologica, sia con tecniche tradizionali, cosiddette open, sia adesso negli ultimi 15 anni con la chirurgia mininvasiva, quindi soprattutto il trattamento del cancro dell'endometrio, il trattamento del cancro del collo dell'utero, della cervice e il trattamento soprattutto dell'ovaio, che è la patologia più aggressiva tra le forme neoplastiche della sfera genitale femminile. E questo chiaramente richiede sempre ospedali, comunque strutture sanitarie che siano specializzate nell'oncologia ginecologica, cioè abbiano le competenze per affrontare questa patologia, non solo da un punto di vista chirurgico, perché spesso la chirurgia è molto complessa, ma soprattutto proprio per la presa in carico della paziente oncologica, che va dal counseling iniziale al trattamento oncologico medico, al trattamento radioterapico, chemioterapico e la valutazione del gruppo cosiddetto oncologico multidisciplinare che prende in carico la paziente oncologica. Che cosa si sente di dire alle donne che soffrono di endometriosi? Che diciamo negli ultimi anni la patologia viene diagnosticata meglio, la terapia farmacologica è più, come dire, cucita correttamente sulla paziente stessa, i farmaci sono più efficaci rispetto al passato, si è molto meno aggressivi da un punto di vista chirurgico, si tende a concentrarsi molto di più sulla fertilità della donna, quindi gli interventi sono sicuramente meno aggressivi, si tratta meglio con le tecnologie più avanzate, basti pensare che oggi per esempio le ciste endometriosiche nella nostra divisione, nel nostro reparto, quasi non vengono più operate e laddove portiamo in sala operatoria una paziente con una cista endometriosica cerchiamo di trattarla con le tecnologie più all'avanguardia, come per esempio il laser a diodi, che è un laser di ultimissima generazione, che tratta la formazione cistica senza danneggiare l'ovaio sottostante. Quindi nelle pazienti giovani desiderose di gravidanza, per esempio la chirurgia laser è una chirurgia che consente di trattare correttamente l'endometriosi riducendo il rischio di una recidiva e nello stesso tempo non danneggiando il tessuto ovarico. Un altro appuntamento importante a maggio, se ricordiamo bene, 7-10 maggio a Roma, professore, un altro congresso a dimostrazione che c'è il lavoro quotidiano, no? Per dare sempre il meglio. Sì, più che un altro congresso, questo per me e per noi rappresenta il congresso, nel senso che è l'evento internazionale sicuramente più importante che c'è in Europa nel 2023. E lo abbiamo denominato Ginitali, proprio per sottolineare il fatto che venga fatto in Italia. Si svolgerà nel Palazzo dei Congressi dell'EUR dal 7 al 10 maggio del 2023. Ed è il congresso che per la prima volta vede insieme nella fase organizzativa
la EEGL, AAGL, che è la Società Americana di Chirurgia Laparoscopica, la società più importante al mondo. Io ho fatto parte del board della società per l'ultimo biennio, e la Società Europea di Endoscopia Ginecologica. È la prima volta che le due società si incontrano nell'organizzazione di un evento scientifico comune. È una 4 giorni che prevederà la presenza, al momento siamo quasi a 1.000 iscritti da tutto il mondo, è un successo veramente notevole, consideri che abbiamo iscritti veramente da tutto il mondo, tanti iscritti dall'Asia, dall'Oceania, quindi Nuova Zelanda, Australia, tutto il Sud America è rappresentato, essendo il congresso anche della società americana. Ci saranno tantissimi iscritti dagli Stati Uniti e poi dall'Africa e da tutta Europa, ovviamente. 4 giorni che prevedono tanta chirurgia in diretta, con la chirurgia per mostrare tutte le tecnologie di ultima generazione che va dalla chirurgia laparoscopica tradizionale, alla chirurgia robotica, alla chirurgia isteroscopica, all'ultima trend che è la VNOTS, che è una chirurgia mini-invasiva laparoscopica eseguita attraverso un accesso vaginale che consente sostanzialmente di fare l'intervento in laparoscopia senza neanche le incisioni cutanee, quindi tutto eseguito dalla laparoscopia per via vaginale. Abbiamo eseguito la prima isterectomia per via VNOTS proprio la scorsa settimana, un intervento tra l'altro che si è risolto in meno di 15 minuti con l'asportazione dell'utero, delle ovaie e delle tube per una patologia iniziale dell'endometrio neoplastica utilizzando questa nuovissima tecnologia transvaginale laparoscopica. Tornando al congresso, ci sarà una prima giornata di corsi precongressuali la domenica 7 maggio e poi 8, 9 e 10 maggio il congresso come topics che andremo a trattare, l'endometriosi ovviamente soprattutto, ma anche tutta la parte oncologica, la chirurgia isteroscopica e la chirurgia ginecologica benigna.